Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi facciamo queste scarpette a ferri, super semplici da fare. Non vi dico quanti punti usare, ma vi do proprio una ricetta super semplice per fare la scarpetta di qualunque dimensione vogliate, dai bambini più piccoli, da 2-3 anni, fino a un 44-45, il numero che volete voi. Nel tutorial vi spiego tutto passo passo e anche se siete dei principianti dei ferri, questo può essere un progetto che fa per voi perché è super semplice e veloce da fare ed è un pensierino fantastico per Natale. Per lavorare la scarpetta della taglia che ci serve, basta misurare il piede per cui stiamo facendo la scarpetta. La lunghezza della scarpetta è la lunghezza della pianta del piede meno 2 cm se stiamo facendo una scarpetta per un adulto e meno 1 cm se stiamo facendo la scarpetta per un bambino, perché la lavorazione è molto elastica e quindi è meglio fare la scarpetta un po' più piccola. Mentre l'altezza della scarpetta è la circonferenza del piede, cioè questa circonferenza è la circonferenza del piede. Quindi quando dobbiamo montare i punti, per capire quanti punti montare, per prima cosa dobbiamo fare un campioncino per vedere quanti punti ci stanno in 10 cm di lavorazione e poi la lunghezza totale dei punti che montiamo è la circonferenza del piede più 10 cm, che è questo risvolto che poi facciamo 5 da una parte e 5 dall'altra. Per esempio, per questa scarpetta che è un 37, io ho montato 66 punti, però ripeto, vi consiglio di fare il campioncino per vedere voi, con il filato che state usando, con i ferri che state usando e con la vostra mano, quanti punti dovete montare, quanti punti dovete lavorare per ottenere 10 cm di lavorazione. Per fare le scarpette ho usato il filato duetto, che è un filato che mi avete visto usare tantissime volte, è un misto lana, 50 lana, 50 acrilico, così è facile anche da lavare. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri e sono consigliati ferri o uncinetti da 4 mm. E io ho usato dei ferri da 3,5 mm. Io uso i ferri circolari perché mi trovo bene con questi, ma voi potete usare i ferri lineari. Il lavoro è lineare. E visto che poi me lo chiedete spesso, se volete acquistare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove potete trovare il filato duetto in un'infinità di colori. E nella descrizione vi scrivo anche i numeri di filato che ho usato io per le scarpette che vedete nel video. Per la misura più piccola, che è una misura 2-3 anni, ho usato meno di un gomitolo per la coppia di scarpette, mentre per tutte le altre scarpette ho usato più di un gomitolo o poco meno di due. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo montando i punti. Potete montarli con il metodo che preferite, io userò il metodo classico. Teniamo una codina di filo lunga tanti centimetri quanti sono i punti che dobbiamo montare sul ferro, quindi nel mio caso monto 50 punti, tengo una codina di 50 centimetri e aggiungo poi altri 20 centimetri circa. Facciamo il nodino iniziale e montiamo tutti i punti che ci servono. Nel mio caso ne monto 50. Se avete bisogno di vedere come montare i punti, ho fatto un video specifico, vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Una volta montati tutti i punti che ci servono, iniziamo il lavoro. Solo nella prima riga lavoriamo anche il primo punto e lavoriamo tutta la riga a dritto. Lavoriamo dritto
anche l'ultimo punto. E giriamo al lavoro. Il primo e l'ultimo punto della riga sono i punti di bordo. Per tutta la scarpetta, il primo punto lo passiamo senza lavorarlo e l'ultimo punto lo lavoriamo dritto, qualunque sia il punto che stiamo lavorando. Da qui lavoriamo a legaccio. Vuol dire che tutti i punti di tutte le righe li lavoriamo dritti. Come abbiamo detto, passiamo il primo punto e lavoriamo tutti gli altri punti a dritto, in tutte le righe. Da qui in poi ripetiamo la riga 2, quindi lavoriamo a legaccio, fino ad arrivare a circa metà della lunghezza totale che vogliamo per la scarpetta. Se stiamo facendo una misura per bambini, possiamo considerare proprio metà della grandezza. Quindi, per esempio, se la scarpetta ha una lunghezza totale di 16 centimetri, lavoro 8 centimetri a legaccio. Se stiamo facendo invece una scarpetta per adulti, possiamo fare la parte a legaccio leggermente più piccola rispetto al totale. Per esempio, se ho una scarpetta di 21 centimetri, posso tenere 10 centimetri di lavorazione a legaccio e 11 per il resto della scarpetta. Questo dipende da quanto grande volete che sia il collo della scarpetta. Ho lavorato 29 righe a legaccio per ottenere un'altezza di circa 7 centimetri. Voi potete lavorare un numero qualunque di righe per ottenere l'altezza che vi serve, l'importante è che sia dispari. Ed ora chiudiamo dei punti da una parte e dall'altra. Per le misure piccole, per bambini, chiudiamo 10-12 punti per ogni lato. Per le misure per gli adulti, chiudiamo 14 punti, 12-14 punti a seconda di quanto grande volete che sia questo risvolto. Su questo lato della scarpetta chiudiamo i punti normalmente. Eccezionalmente lavoriamo anche il primo punto a dritto perché appunto dobbiamo chiudere i punti. Lavoriamo anche il secondo e chiudiamo il primo sul secondo. E in questo modo abbiamo chiuso un punto. Ne chiudiamo, nel mio caso 10, voi tutti quelli che dovete chiudere, o 12 o 14. Lavoriamo il successivo e chiudiamo il precedente su quello che abbiamo appena lavorato. E in questo modo ne abbiamo chiusi due. Tre. E via così per tutti i punti che dobbiamo chiudere. In questo modo, se abbiamo qualche dubbio, possiamo contare le catenelle che vediamo qui su per vedere quanti punti abbiamo chiuso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E questo è già il primo punto del resto del ferro. Lavoriamo tutto il resto del ferro a dritto. Giriamo al lavoro e chiudiamo lo stesso numero di punti anche dall'altra parte. Da questa parte però li chiudiamo in maniera diversa. Mettiamo il filo sopra il ferro e chiudiamo i punti a due a due, lavorando due punti insieme a rovescio. Due punti insieme a rovescio. E in questo modo abbiamo chiuso un punto. Con il filo davanti al ferro riportiamo questo punto nell'altro ferro e lavoriamo di nuovo due punti insieme. Questo è il successivo. E in questo modo abbiamo chiuso due punti e andiamo avanti così. Filo davanti, punto nell'altro ferro e chiudiamo di nuovo due punti insieme. E andiamo avanti così per tutti i punti che dobbiamo chiudere. E 10. E
E anche in questo caso possiamo contare i punti contando le catenelle che sono dietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ed ora che abbiamo chiuso i punti sui lati, dividiamo i punti che ci rimangono per poter lavorare le due metà della parte sopra della scarpetta e della suola, perché da qui in poi dividiamo le lavorazioni. La parte sopra della scarpetta la lavoriamo a maglia rasata, il resto della suola invece continuiamo a lavorarla a legaccio. Per dividere i punti è semplicissimo, prendiamo i punti che ci rimangono e li dividiamo per 2. Nel mio caso, per esempio, ho 30 punti, diviso 2, 15. E poi teniamo 2 punti in più per la parte sopra perché dobbiamo considerare che abbiamo i punti di bordo che ci serviranno per cucire. Quindi 14 punti li tengo per la suola e 16 per le due parti del davanti, 8 e 8. Quindi, riassumendo, 8 punti più 14 più 8 fa 30, che sono i punti che mi rimangono. Voi prendete i punti che avete e li dividete per 2. Per esempio, per il 35 a me rimanevano 38 punti. 38 diviso 2 fa 19. Ho tenuto 18 punti per la suola e 20 per la parte sopra, che poi ho diviso per 2, tenendo 10 e 10. Nel caso in cui aveste montato un numero dispari di punti e quindi adesso vi trovate con un punto in più, quel punto in più che non potete dividere, lo tenete per la suola, tenete sempre lo stesso numero di punti per le due parti del davanti e il punto dispari lo aggiungete alla suola. Da qui in poi definiamo anche qual è il dritto del lavoro. Il dritto è questo, quello in cui siamo in questa riga. Quindi lavoriamo ancora tutta una riga dritta, perché sul dritto nella maglia rasata lavoriamo dritto e a legaccio lavoriamo sempre dritto. Il primo punto della riga è questo che abbiamo già sul ferro, dell'ultimo punto che abbiamo chiuso. Lavoriamo gli altri 7 punti che ci servono per la parte alta della scarpetta. Io ho qui 8 punti, voi ovviamente lavorate i punti che vi servono per arrivare al numero che avete trovato per la vostra taglia. E mettiamo un marker e poi lavoriamo tutti i punti che abbiamo tenuto per la suola, nel mio caso 14. E qui mettiamo un altro marker. E completiamo la riga con i punti che ci rimangono, che sono nel mio caso gli 8 dell'altra parte, della parte sopra della scarpetta. E giriamo il lavoro. Da qui in poi, sul rovescio del lavoro, passiamo il primo punto e nelle parti in cui lavoriamo il sopra della scarpetta, quindi i primi e gli ultimi punti, lavoriamo a rovescio. Passiamo il marker e la sezione che riguarda la suola, invece, la lavoriamo a dritto, perché a legaccio lavoriamo sempre a dritto. Passiamo il marker e lavoriamo gli ultimi punti a rovescio. Ricordando che l'ultimo punto della riga, il punto di bordo, lo lavoriamo sempre dritto. E andiamo avanti in questo modo. Sul dritto del lavoro lavoriamo sempre tutti i punti dritti. Sul rovescio, nella prima e nell'ultima sezione, lavoriamo a rovescio e al centro sempre tutti i punti dritti. E ci ricordiamo di lavorare sempre l'ultimo punto a dritto.
Andiamo avanti ripetendo queste due righe fino ad arrivare circa alla lunghezza totale che mi serve per la scarpetta. Per i numeri per bambini arriviamo fino a 2 centimetri della lunghezza totale, circa. Per le scarpette per adulti arriviamo circa a 3 centimetri, perché poi quassù faremo delle diminuzioni e più grande è la scarpetta, più punti abbiamo sul ferro e più righe di diminuzioni dovremo fare. Quindi per le scarpette di misure grandi lasciamo 1 centimetro in più. Ho lavorato tutte le righe che mi servono per arrivare circa alla lunghezza che voglio per la scarpetta. Mancano 2 centimetri e questi li completiamo lavorando le diminuzioni. Questo tipo di schema può essere lavorato anche senza diminuzioni, andando avanti retto fino alla fine e poi chiudendo insieme tutti i punti. Ma io preferisco prevedere delle diminuzioni in modo da dare forma alla punta. Se fate una scarpetta per bambini, probabilmente vi basteranno 4 righe di dritto per le diminuzioni. Se sono scarpette per adulti, potrebbero essere 5 o 6. In ogni riga a dritto facciamo 4 diminuzioni. Una diminuzione la facciamo con i 2 punti prima del marker. Una con i 2 punti dopo il marker e la stessa cosa dall'altra parte, i 2 punti prima del marker e i 2 punti dopo il marker. Le diminuzioni le facciamo solo sul dritto del lavoro. Lavoriamo la riga fino a 2 punti dal primo marker e la diminuzione prima del marker è 2 punti insieme, quindi prendiamo 2 punti insieme a dritto. Passiamo il marker e facciamo la diminuzione dopo il marker. Dopo il marker lavoriamo un accavallato semplice. Passiamo il primo punto senza lavorarlo a dritto, lavoriamo il secondo e il punto precedente lo accavalliamo. E questo è un accavallato semplice. Lavoriamo il resto della riga fino a 2 punti dal prossimo marker e prima del marker lavoriamo 2 punti insieme. Dopo il marker, un accavallato semplice. E completiamo la riga. Giriamo il lavoro e lavoriamo tutta la riga sul rovescio, normalmente, come l'abbiamo lavorata finora. Continuiamo a lavorare in questo modo, lavorando 4 diminuzioni su ogni ferro dritto, fino ad arrivare ad avere circa 14-18 punti sulla riga. Per questa scarpetta, che è una scarpetta piccola, ho lavorato 4 righe di diminuzioni da 4 diminuzioni come abbiamo visto insieme. Ho finito con il ferro rovescio ed ora taglio il filo bello lungo perché lo useremo per cucire il davanti della scarpetta. Infiliamo il filo in un ago da lana e lo facciamo passare attraverso i punti. Il filo del lavoro è qui, quindi iniziamo dall'altra parte e passiamo tutti i punti sul lago. E questo filo lo tiriamo per chiudere la punta della scarpetta. Facciamo passare l'ago attraverso i punti un'altra volta per chiudere più saldamente. E sul rovescio facciamo un nodino per fissare il filo.
iniziamo a cucire la parte sopra della scarpetta, tenendo la scarpetta sul dritto. Useremo i nodini che abbiamo sui due lati del lavoro. Entriamo con l'ago sotto il nodino, da una parte e dall'altra. Rientriamo da dove esce il filo e passiamo sotto al nodino successivo. Dobbiamo lasciare libera la prima riga di punti. Così. E questa cucitura la tiriamo bene. E andiamo avanti cucendo tutta la parte sopra della scarpetta fino a dove abbiamo iniziato a lavorare la maglia rasata. Il risultato è una cucitura invisibile e una continuità della lavorazione praticamente perfetta. Sul davanti, sul dietro abbiamo questo cordoncino che in ogni caso non dà nessun fastidio. Quando arriviamo a cucire tutta la parte della maglia rasata, se vogliamo possiamo salire ancora di un paio di punti. Qui vedete voi quanto volete chiudere la scarpetta. Se volete potete dare un paio di punti sull'ultimo punto in modo da saldare definitivamente il lavoro. Dietro facciamo un nodo e nascondiamo il filo tra i punti. Tagliamo un pezzo di filo lungo e lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo l'ultima cucitura, quella dietro nel tallone. Cuciamo sempre sul dritto del lavoro e per cucire usiamo i punti che abbiamo montato all'inizio. Se guardiamo il lavoro vediamo le gobbette del rovescio dei punti sia da una parte che dall'altra, ma qui sopra vediamo che c'è come un cordoncino. Questi sono i punti che abbiamo montato all'inizio. Useremo questi fili per cucire da una parte all'altra. Entriamo nel primo punto e usciamo nel primo punto dall'altra parte. E lasciamo una codina di filo all'inizio per poi poter cucire. Rientriamo dalla stessa parte da cui esce il filo, da fuori verso il centro nel punto successivo e torniamo nel punto da cui nasce il filo dall'altra parte. E ripetiamo nel punto successivo, da fuori verso il centro e torniamo nel punto da cui nasce il filo dall'altra parte.
e questa cucitura la lasciamo morbida. Creiamo come una riga di dritti che dobbiamo vedere leggermente. E andiamo avanti così, cucendo tutta questa parte. E questo è il risultato, davanti e dietro. Alla fine portiamo il filo all'interno facciamo un nodo e nascondiamo il filo tra i punti. Raccordiamo il lavoro nella parte alta. E anche qui annodiamo e nascondiamo tutti i fili. E la scarpetta è pronta. E questo è il risultato della cucitura sul dritto e sul rovescio, che poi diventa il dritto una volta che risvoltiamo il lavoro. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che rifarete queste scarpette perché sono calde e super confortevoli. Io ho avuto la fortuna fin da bambina di utilizzarle perché qualcuno me le faceva ed ora che sono riuscita a farle anch'io, sono super felice perché posso farle per la mia nipotina, per le persone a cui voglio bene. Insomma, questa volta sarò io a fare le scarpette per gli altri e non le mie nonne a farle per me. Quindi fatemi sapere se questo tutorial vi piace regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale. Iscrivetevi, basta cliccare il pulsante rosso qui sotto con scritto iscriviti e se cliccate anche la campanella, YouTube vi avvisa ogni volta che carico un nuovo video. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!